Buongiorno, come anticipato dal professor Cafagno, oggi ci occupiamo di quelle che sono le tutele giurisdizionali e in particolare le responsabilità con riferimento al giudice amministrativo. Proviamo magari a fare una breve introduzione su quello che è il processo amministrativo, anche se dobbiamo per forza essere un po' sintetici perché ci vorrebbero moltissime ore per riuscire a dare una spiegazione molto articolata e globale, però proviamo a dare un'introduzione anche per poi concentrarci su quello che è il rito ex articolo 120, che è quello che interessa ai nostri fini, che riguarda appunto gli appalti pubblici. Il processo amministrativo è disciplinato dal decreto legislativo 104 del 2010, che è il codice del processo amministrativo. È un codice di recente introduzione perché prima le disposizioni processuali che appunto riguardavano i giudizi nei confronti dei provvedimenti amministrativi erano racchiuse in leggi distinte e frammentarie. Quindi nel 2010 il legislatore ha provato a unificare tutta la normativa in materia, creando questo codice definito appunto anche dai giuristi codice, un vero e proprio codice, che poi è stato sottoposto a svariati correttivi perché appunto si erano rese necessarie delle disposizioni normative di coordinamento con riferimento a quelle che poi erano tutte le altre disposizioni che nella prima bozza erano rimaste fuori. Prima del codice del processo amministrativo, il processo amministrativo era disciplinato sulla base della legge TAR, che era appunto una legge molto risalente, la 1034 del 71, che a sua volta era stata istituita dopo l'istituzione dei TAR. Quindi l'introduzione del giudice amministrativo nel nostro ordinamento è un'introduzione recente che si è resa necessaria proprio per disciplinare un settore di contenzioso che agli albori era rimasto fuori. I primi passi all'interno della giurisdizione amministrativa risalgono infatti alla fine del 1800 con l'istituzione della quarta sezione del Consiglio di Stato e poi si è sviluppato quello che è il nostro sistema giurisdizionale odierno con un giudice di primo grado che appunto è il TAR. Ci sono TAR in ogni capoluogo di regione, in alcuni capoluoghi di provincia come sezioni distaccate, e un unico giudice d'appello che è il Consiglio di Stato, salvo nella regione Sicilia, in cui si trova appunto il Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione siciliana, che è un giudice d'appello autonomo con riferimento al contenzioso siciliano, proprio perché la regione Sicilia ha delle regole particolari date dallo statuto. Lo stesso vale per il Trentino Alto Adige, che ha due TAR per la provincia di Trento e per la provincia di Bolzano. Ovviamente per la provincia di Bolzano c'è l'onere del processo con doppia lingua, proprio per la questione, anche in questo caso, dello statuto speciale. All'interno del processo amministrativo, diversamente da quello che è il giudizio avanti il giudice civile, ci sono tre tipi di giurisdizione. Si parla di una giurisdizione ordinaria, una giurisdizione esclusiva e una giurisdizione di merito. Si danno queste differenze proprio perché un grande interrogativo che la giurisprudenza e la dottrina si sono trovati appunto a risolvere riguarda proprio il rapporto del giudice nei confronti dei poteri dell'amministrazione. Ci si è chiesti infatti fino a che punto il giudice può intervenire all'interno di quella che è la sfera amministrativa per regolare un'attività che invece dovrebbe essere svolta esclusivamente dall'amministrazione. Quindi per evitare interferenze tra poteri, la giurisdizione è stata ripartita in queste tre in questi tre sottoinsiemi. La prima giurisdizione di cui abbiamo parlato è la giurisdizione di legittimità. Abbiamo detto appunto che è la giurisdizione in cui maggiormente si esercita il potere del giudice all'interno del processo amministrativo. È una giurisdizione che individua un processo prevalentemente impugnatorio, quindi il provvedimento amministrativo viene sottoposto a quello che è il vaglio della giurisdizionale in relazione a quelli che sono i profili relativi all'annullabilità, quindi violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere e tutti gli altri casi che sono previsti dalle leggi. In questo caso il giudice ovviamente ha un potere di annullamento del provvedimento amministrativo, ma il potere di annullamento non si sovrappone a quello che è il potere amministrativo di riedizione del procedimento e di emanazione di un nuovo provvedimento amministrativo.
Quindi l'azione, diciamo, emblematica di questo tipo di giurisdizione è l'azione di annullamento. Il provvedimento viene impugnato davanti al giudice amministrativo con la forma del ricorso, diversamente dal processo civile che prevede appunto normalmente una citazione, il ricorso riservato al, diciamo, al rito del lavoro, ad altri riti speciali. Il ricorso viene notificato all'amministrazione e al controinteressato, che è un soggetto che ha un interesse contrario a quello del ricorrente. Per esempio, nel caso del soggetto che impugna un permesso di costruire, il controinteressato normalmente è il titolare di questo permesso di costruire. Il ricorso viene quindi depositato a seguito della notifica presso la segreteria del TAR e a questo punto, diciamo, viene incardinato il giudizio. Giudizio che può essere, diciamo, accelerato nel caso in cui il ricorrente senta la necessità di chiedere una misura cautelare perché ritenga di subire un pregiudizio grave e irreparabile, e quindi, come nel processo civile esiste, diciamo, un rito cautelare che serve appunto per tutelare queste tipologie di pregiudizi che potrebbero derivare al ricorrente. Altrimenti il giudizio poi si svolge normalmente con una discussione della causa nel merito, con un'udienza pubblica collegiale, perché il TAR è un organo collegiale, a seguito della quale viene appunto emessa la sentenza. I tempi di questo giudizio di solito sono più rapidi rispetto ai giudizi civili. Noi siamo abituati davanti ai tribunali ordinari ad attendere molto tempo. Normalmente al TAR un anno e mezzo, al massimo 2 anni. Tra l'altro, nell'ultimo periodo i giudici sono stati sollecitati anche a livello legislativo a smaltire tutto l'arretrato e quindi stanno fissando delle udienze straordinarie proprio per risolvere quei giudizi che sono pendenti da molti anni, per cui non è stata richiesta una misura cautelare, quindi rimangono in una sorta di limbo giurisdizionale in attesa di decisione. Il secondo tipo di giurisdizione che abbiamo detto è la giurisdizione esclusiva, riguarda determinate materie che sono previste dall'articolo 133 del Codice del Processo Amministrativo e si chiama esclusiva perché in queste materie specifiche il giudice è chiamato a esercitare il proprio potere giurisdizionale sia con riferimento all'interesse legittimo, che normalmente è l'interesse che deve essere alla base delle condizioni che portano poi il ricorrente ad agire, ma si può pronunciare anche in relazione ai diritti soggettivi. Come sapranno gli avvocati presenti in sala, i diritti soggettivi sono, diciamo, il terreno fertile per la giurisdizione ordinaria, quindi tutte le questioni normalmente relative alla lesione di diritti soggettivi devono essere rivolte al giudice ordinario. Tuttavia, nel corso del tempo si è visto che questa distinzione, questa dicotomia non era sempre sufficiente e utile per risolvere delle problematiche in cui la fattispecie dell'interesse legittimo e del diritto soggettivo era molto unita. Era difficile distinguere il punto in cui si fermava l'interesse legittimo e iniziava il diritto soggettivo. Per questo motivo, nel corso del tempo è stata introdotta questa tipologia di giurisdizione, soprattutto in determinate materie, per esempio la materia dell'espropriazione, in cui appunto l'interesse e il diritto protetto, quello il diritto della proprietà tutelato anche a livello costituzionale, in cui appunto il giudice amministrativo ha la possibilità di pronunciarsi anche in relazione ad alcuni diritti soggettivi. Terzo tipo di giurisdizione, giurisdizione di merito. La giurisdizione di merito è una giurisdizione di tipo residuale che riguarda appunto la possibilità per il giudice di sostituirsi alla pubblica amministrazione. Proprio perché al giudice viene dato questo potere molto particolare, le fattispecie di giurisdizione di merito sono limitate, sono espressamente previste dal codice, quindi è un'eccezione. Giurisdizione di merito, per esempio, il giudizio di ottemperanza è quello che nella sfera, diciamo, civile corrisponde all'esecuzione della sentenza. Quindi il giudice amministrativo in sede di ottemperanza può sostituirsi all'amministrazione inadempiente con riferimento appunto a quello che è il precetto della sentenza, e addirittura può nominare un commissario ad acta faccia appunto le veci del giudice stesso ottemperi a quello che è il principio della sentenza. Quindi queste sono le tre grandi le tipologie di giurisdizione in cui si muove il giudice amministrativo.
Il problema della materia di cui ci occupiamo oggi, cioè il rito ex articolo 120, che è il rito degli appalti, ha molto a che fare con la giurisdizione, proprio perché, come vedremo oggi e poi vedrete anche la prossima volta con la dottoressa Torraca, l'impugnazione, diciamo, dell'aggiudicazione di tutti quelli che sono gli atti relativi alla gara, alla procedura di gara, molto spesso sono coordinati con quelle che sono le sorti dell'esecuzione del contratto. Quindi dal punto di vista giurisdizionale c'è stato un grande dibattito in relazione a questo profilo. Approfondirete molto meglio rispetto a oggi la questione dell'esecuzione del contratto la prossima volta, proprio perché afferisce alla sfera dei poteri del giudice ordinario. All'interno poi del processo amministrativo ci sono dei riti che sono definiti riti speciali, quindi ci sono delle materie molto particolari che, secondo il legislatore, devono essere assoggettate a una sorta di accelerazione processuale. Quindi se normalmente, come abbiamo detto, il giudizio dura un anno e mezzo, due anni, insomma un giudizio non patologico, per i riti accelerati il legislatore ha previsto delle ulteriori misure per arrivare prima a sentenza, con una sentenza appunto definitiva. Ci sono i riti, quelli che sono definiti camerali, quindi sono dei riti in cui appunto la decisione non viene presa in un'udienza pubblica, ma viene presa in una camera di consiglio. La differenza non è solo in relazione alle modalità di svolgimento dell'udienza, ovvero che la camera di consiglio è un'udienza segreta e non aperta a tutti, mentre l'udienza pubblica è un'udienza aperta a tutti, ma anche in relazione ai tempi, perché il ruolo della camera di consiglio per il giudice amministrativo è molto più snello rispetto al ruolo dell'udienza pubblica, quindi in questo caso si riesce a fissare un'udienza molto prima rispetto a quella che è la normalità dei casi. Questi riti camerali sono il rito nei confronti del diniego dell'accesso, il rito ex articolo 116, quindi quando l'amministrazione si pronuncia negativamente in relazione a una richiesta di accesso ex articolo 22 seguenti, legge 241 del 90, oppure rimane in silenzio, perché voi facendo parte delle amministrazioni sapete perfettamente che il silenzio in materia di accesso corrisponde a diniego. Un altro caso di rito camerale è il ricorso ex articolo 117 del codice del processo amministrativo contro il silenzio inadempimento dell'amministrazione. Quindi in tutti quei casi in cui la legge non disciplina un silenzio assenso o un silenzio diniego, ci si trova in una situazione di inerzia patologica da parte dell'amministrazione, che può essere risolta con questo ricorso particolare con cui si chiede al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere. È un ricorso che afferisce alla giurisdizione di legittimità e non di merito, quindi il giudice non si sostituisce all'amministrazione adottando lui il provvedimento che l'amministrazione non sta adottando, ma sollecita l'amministrazione, impone all'amministrazione, ordina all'amministrazione di provvedere, quindi di rilasciare questo provvedimento anche tramite l'ausilio della stessa figura di cui abbiamo parlato prima per l'ottemperanza, che è il commissario ad acta. Altro rito camerale, appunto, il giudizio per l'ottemperanza, proprio perché per l'esecuzione della sentenza si ritiene che sia necessario fare in fretta, proprio perché altrimenti potrebbero essere frustrate delle esigenze anche di tutela dell'interesse sia del ricorrente ma anche della pubblica amministrazione stessa. Accanto a questi riti camerali poi il legislatore ha individuato quelli che sono definiti i riti abbreviati, che sono diversi dai riti camerali. Rito abbreviato per eccellenza è il rito ex articolo 119. L'articolo 119 individua la possibilità di accelerare, diciamo, quelle che sono i momenti processuali con questo rito particolare, che appunto viene definito abbreviato e riguarda alcune materie che sono espressamente individuate dall'articolo 119 stesso, tra cui per esempio i provvedimenti di nomina, i provvedimenti relativi a procedure di privatizzazione, di scioglimento degli enti locali, soprattutto anche la materia di occupazione ed espropriazione. Quindi anche in questo caso c'è questa accelerazione. E in cosa consiste questa accelerazione? Questa accelerazione consiste in un dimezzamento dei termini processuali, tranne i termini relativi alla notifica del ricorso introduttivo e di eventuali motivi aggiunti o ricorso incidentale, e
Quindi questo dimezzamento dei termini con una particolare attenzione nell'inserimento a ruolo da parte del giudice dovrebbe garantire una trattazione prioritaria di queste materie rispetto a quelle che rientrano nel ruolo ordinario. Da questo rito abbreviato poi si è distaccato il rito ex articolo 120 in materia appunto di procedure di affidamento. Rito ex articolo 120 che attualmente è disciplinato appunto all'interno del codice del processo amministrativo, però nasce per esigenze comunitarie a seguito appunto dell'approvazione di tutte quelle direttive in materia di appalti che hanno indicato al legislatore nazionale di individuare un sistema di ricorso efficace e il più rapido possibile. Quindi diciamo che il rito 120 è ispirato ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, ma anche della concentrazione e della celerità, proprio perché ovviamente, come capirete, non è possibile ipotizzare un rimedio processuale risolva le problematiche relative alle procedure di affidamento con i termini ordinari di un anno e mezzo, 2 anni. Ci sarebbero dei problemi gravissimi in relazione a quelli che sono gli interessi pubblici e soprattutto anche in relazione a quelle che sono le attività amministrative, perché vorrebbe dire che le gare rimarrebbero comunque bloccate, soprattutto perché è un giudizio molto concentrato in fase cautelare e quindi anche dal punto di vista economico ci sarebbero delle ripercussioni non indifferenti. Il rito ex articolo 120 ovviamente non è nato all'interno del codice del processo amministrativo, esisteva già prima. All'interno del codice del processo amministrativo sono traslocate tutte delle norme che erano inserite in quello che possiamo definire il vecchio codice dei contratti, quindi il decreto legislativo 163 del 2006, a sua volta sottoposto a correttivi nel corso del tempo, quindi il decreto legislativo 195 del 2011, il decreto legge 90 del 2014 che poi è stato convertito nella legge 112 del 2014 e infine di recente il nuovo codice dei contratti pubblici, quindi il decreto legislativo 50 del 2016. Tutte queste disposizioni che sono state inserite prima a livello sostanziale e poi sono diventate autonome dal punto di vista processuale hanno creato quello che è attualmente il nuovo rito ex articolo 120. A che cosa si applica questo rito? È un rito particolare che si applica a quelli che sono tutti gli atti delle procedure di affidamento, quindi è un rito che non riguarda solo l'aggiudicazione in quanto tale, riguarda tutti gli atti delle procedure di affidamento purché abbiano alcune caratteristiche, cioè questi atti devono essere autonomamente lesivi e autonomamente impugnabili. Quindi la dottrina ha fatto spesso riferimento, prima dell'istituzione di questo rito, alla necessità di poter impugnare con questo rito anche i provvedimenti delle autorità che sono connessi, come per esempio l'iscrizione al casellario giudiziale o tutti i provvedimenti che vanno ad applicare delle sanzioni. Ovviamente in questo caso ci sono dei distinguo, perché se questi provvedimenti vengono impugnati in maniera autonoma, allora sono assoggettati al rito abbreviato ex articolo 119 perché rientrano nel novero delle materie previste dall'articolo 119. Se invece sono impugnati unitamente agli atti di una procedura di aggiudicazione, una procedura di gara, a questo punto è possibile applicare il rito 120 e quindi ulteriori regole di celerità a favore di questo rito. Con riferimento alla nozione di atti lesivi dobbiamo fare una breve precisazione, probabilmente ne avrete parlato anche negli incontri precedenti, con riferimento a quella che oggi è denominata proposta di aggiudicazione, che in passato era l'aggiudicazione provvisoria come la conoscevamo. Sappiamo che, probabilmente ne avete appunto già detto, l'articolo 32 del decreto legislativo 50 del 2016 ha modificato proprio la denominazione, la terminologia utilizzata originariamente dall'articolo 11 del decreto legislativo 163 del 2006. Il fatto che l'aggiudicazione provvisoria sia diventata una proposta di aggiudicazione vuole dimostrare la necessità, vuole dimostrare la natura non provvedimentale, vuole sottolineare la natura non provvedimentale e non lesiva di questo tipo di atto.
La situazione è cambiata anche dal punto di vista processuale, perché mentre in passato la giurisprudenza riteneva che fosse comunque facoltativa un'impugnazione dell'aggiudicazione provvisoria, normalmente l'aggiudicazione provvisoria veniva impugnata e poi seguiva un ricorso per motivi aggiunti nei confronti dell'aggiudicazione definitiva, attualmente l'articolo 120 al comma 2 bis prescrive espressamente che l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, solo della proposta di aggiudicazione, è inammissibile. Anche la giurisprudenza si sta orientando su questo filone e quindi ci sono molte sentenze, vi cito per esempio la 1153 del 2017 del TAR Campania, che aderisce senza commenti, senza approfondimenti a questo orientamento, a questa disposizione normativa contenuta nell'articolo 120. La dottrina però ha specificato che occorre interpretare questa disposizione, perché secondo la dottrina il fatto che l'impugnazione nei confronti della proposta di aggiudicazione sia inammissibile non deve essere considerato un dettato universale. Ovviamente l'impugnazione autonoma della proposta di aggiudicazione è ammissibile se non segue alcun genere di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, ma secondo la dottrina bisognerebbe pur sempre consentire la possibilità di impugnare la proposta con poi un'integrazione del contraddittorio e della causa, impugnando poi quelli che sono gli atti effettivamente lesivi, cioè l'aggiudicazione definitiva. Con riferimento all'articolo 120, un'altra problematica molto attuale, tra l'altro, è quella dell'immediata impugnazione del bando e delle clausole del bando. Perché? Perché questo argomento origina da una lunghissima querela giurisprudenziale con degli orientamenti che nel corso degli anni si sono alternati, sono cambiati, sono stati modificati, è stata interpellata l'adunanza plenaria moltissime volte per cercare di capire quando è possibile impugnare immediatamente un bando e quindi quando poter ritenere che le clausole del bando possono essere ritenute autonomamente lesive. Partiamo dall'origine. Originariamente vi erano tre tesi. Vi era una tesi tradizionale, che era la tesi definita, che possiamo definire maggioritaria, che riteneva immediatamente impugnabili le clausole del bando solo in relazione a quelle clausole che possono essere considerate impeditive dell'ammissione alla gara, quindi non tutte quelle relative ai criteri di aggiudicazione. Poi vi era una tesi secondaria, minoritaria, che riteneva che non fossero mai di immediata impugnazione in nessun caso le clausole del bando. Quindi il bando poteva essere impugnato solo in un secondo momento, perché solo in quel secondo momento, cioè il momento dell'aggiudicazione, le clausole potevano esprimere degli effetti lesivi. Terza tesi, una tesi diciamo interpretativa, che cercava di valorizzare il potere di disapplicazione. Noi abbiamo detto in apertura che il giudice amministrativo ha un potere di annullamento del provvedimento amministrativo. Accanto a questo potere di annullamento esiste il potere di disapplicazione. Probabilmente siete resi conto, specialmente gli avvocati, nelle cause davanti al giudice ordinario, quando viene coinvolto un provvedimento amministrativo. Quindi quando il giudice ordinario non ha la giurisdizione per poter annullare un provvedimento amministrativo, lo può però disapplicare, quindi lo può ritenere non applicabile in quel contesto, in quel giudizio, però non incidendo sui suoi effetti e quindi sulla possibilità che appunto il provvedimento continui ad esistere e spieghi i suoi effetti in futuro. Quindi seguendo questo orientamento, insomma questa interpretazione di tipo processuale, la giurisprudenza, questo orientamento della giurisprudenza ha ritenuto che è necessario valorizzare il potere di disapplicazione come alternativa all'immediata impugnazione del bando. Quindi la giurisprudenza si è interrogata sulla possibilità di disapplicare il bando in determinati casi senza però annullarlo, ovviamente in tutto o in parte a seconda della fattispecie rilevata. Diciamo che queste erano le tre tesi tradizionali che alimentavano la giurisprudenza, ma nel corso del tempo se ne sono poi aggiunte tantissime altre e tutte nell'ottica di ampliare l'onere di immediata impugnazione delle clausole del bando. Abbiamo letto sentenze che ritenevano ci fosse un dovere di impugnazione delle clausole irragionevoli. Altre sentenze sostenevano che fosse necessario impugnare immediatamente tutte le clausole concernenti il criterio di selezione dei concorrenti.
Ancora una volta poi la giurisprudenza si è pronunciata anche in relazione alle clausole relative alle modalità di presentazione dell'offerta e in relazione al funzionamento della commissione giudicatrice. In tutti questi casi, quindi clausole che non erano appunto quelle impeditive, strettamente impeditive dell'ammissione, abbiamo letto delle sentenze che hanno tentato di ampliare questo onere di immediata impugnazione. In questo scenario processuale particolarmente articolato e frammentato è stata quindi rimessa all'adunanza plenaria la questione e quindi è stato chiesto all'adunanza plenaria è diciamo il massimo organo della giurisdizione amministrativa, si compone di giudici del Consiglio di Stato in composizione particolarmente estesa, quindi sono un numero rilevante di giudici. Normalmente vengono rimesse all'ordinanza plenaria delle questioni di battute, quindi si chiede all'adunanza plenaria di interpretare determinate questioni e dare un orientamento. Nel nostro ordinamento poi non vige il principio del precedente vincolante come nell'ordinamento anglosassone e quindi ovviamente la giurisprudenza poi può comunque contraddire o dare un'interpretazione diversa dell'interpretazione dell'adunanza plenaria, però diciamo che, come si dice in gergo, fa giurisprudenza e quindi è molto difficile diciamo trovare delle soluzioni alternative rispetto ai suoi pronunciamenti. La prima quindi ordinanza di rimessione su questo tema è stata nel 2002. Il Consiglio di Stato si tratta dell'ordinanza 2406 del 2002, sezione quinta, in cui appunto il Consiglio di Stato ha chiesto all'adunanza plenaria di pronunciarsi definitivamente e di dire chiaramente cosa fosse immediatamente impugnabile del bando e cosa no. E si è giunti quindi alla sentenza dell'adunanza plenaria numero 1 del 2003, che è una sentenza, diciamo, una pietra miliare della giurisprudenza in materia, che poi vedremo che anche di recente è stata ripresa anche nell'ultimo pronunciamento dell'adunanza plenaria dello scorso aprile. L'adunanza plenaria che cosa fa? Per dirimere la questione stabilisce qual è il tipo di interesse legittimo che deve essere sotteso all'impugnazione e la cui lesione potrebbe giustificare un'impugnazione immediata delle clausole del bando, stabilendo che in primo luogo i bandi di norma non hanno portata immediatamente lesiva, quindi per l'adunanza plenaria la regola generale è che il bando non abbia portata lesiva, perché i bandi sono rivolti a una generalità di soggetti indeterminata che possono appunto partecipare e non partecipare alla gara e non sono ancora destinatari di provvedimenti specifici che li riguardano, come può essere un provvedimento di esclusione o un provvedimento appunto di aggiudicazione. L'unico caso in cui, quindi sulla base di questo orientamento, i bandi possono essere impugnati, ma solamente con gli atti applicativi della lex specialis, quindi nel momento in cui si verificano degli atti successivi e vengono emessi degli atti successivi che vanno ad incidere su quella che è la sfera del soggetto destinatario dell'atto. Questa è la regola generale, però ovviamente l'adunanza plenaria individua un'eccezione, che è un'eccezione ragionevole, e cioè l'immediata impugnazione del bando deve verificarsi in tutti i casi in cui i bandi contengano delle clausole che impediscono l'ammissione alla selezione, alla selezione per quanto riguarda la gara. Quindi aderisce a quello che era l'orientamento giurisprudenziale maggioritario e stabilisce l'immediata impugnabilità e lesività di quelle che sono definite in gergo clausole soggettivamente escludenti. Questo perché? Perché queste clausole producono effetti che sono immediatamente lesivi e l'effetto lesivo discende immediatamente da queste clausole, quindi discende immediatamente dal bando. Quindi nel momento in cui un soggetto di fronte a questa clausola non può partecipare, è immediatamente leso in quel momento e sorge in quel momento il suo interesse a contestare il bando stesso. Quindi non serve attendere, diciamo, una giudicazione che ovviamente un soggetto vittima di questa clausola non potrà mai ottenere perché non può nemmeno partecipare. Questa soluzione porta a due conseguenze di tipo processuale, che sono le seguenti, cioè nel momento in cui si impugna esclusivamente quello che è l'atto di esclusione, il ricorso deve essere definito inammissibile perché non è stato impugnato l'atto presupposto e quindi in questo caso il bando. Ma allo stesso tempo anche per il caso in cui si impugni il bando unitamente al provvedimento applicativo ma decorso il termine di decadenza per l'impugnazione del bando, quindi decorsi quelli che sono i 30 giorni per impugnare il bando, quindi in questo caso il ricorso non sarebbe inammissibile
perché il bando è stato impugnato, ma sarebbe irricevibile per tardività perché è stato impugnato in un secondo momento. Ritornando alla trattazione generale, preciso che nel processo amministrativo il processo amministrativo è imperniato totalmente sulla decadenza, sul concetto di decadenza, quindi non è possibile, come nel giudizio civile, presentare un'azione di accertamento o quant'altro in un termine prescrizionale, quindi 10 anni e così via. Esiste un termine di decadenza perché ovviamente nel processo amministrativo sono coinvolti interessi pubblici, quindi non è possibile dare un termine così ampio alla platea degli interessati per poter impugnare, perché la finalità è quella del consolidamento dei provvedimenti amministrativi, altrimenti le amministrazioni si troverebbero a dover mettere in discussione provvedimenti che sono stati emanati anche in tempi molto risalenti, a dover rifare tutta l'attività amministrativa, quindi si cerca di dare protezione anche a questo interesse. Quindi esiste un termine di decadenza che per il rito ordinario è un termine di 60 giorni, decorso il quale il provvedimento diventa inoppugnabile, salvo delle procedure straordinarie come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che però è un'eccezione. Nel rito appalti, proprio perché c'è questa volontà di accelerazione, il termine di decadenza è pari a 30 giorni. Quindi questa è la regola generale. Quindi, tornando al discorso dell'impugnazione del bando, la sentenza dell'adunanza plenaria del 2003 individua due tipologie di clausole. Ci sono delle clausole che sono direttamente lesive, quindi sono le clausole soggettivamente escludenti, che sono passibili di immediata impugnazione, e poi potrebbero esservi astrattamente delle clausole anche illegittime, perché non è detto che il bando sia totalmente perfetto nella sua interezza. Però, secondo la giurisprudenza, questo tipo di clausola, per quanto illegittima, l'illegittimità, diciamo, non garantisce la possibilità di immediata impugnazione. Perché, secondo questa sentenza, l'interesse è quello della lesività immediata e non l'interesse a partecipare a una gara in cui le regole siano legittime e non vi sia, diciamo, alcun problema, proprio perché la finalità è quella di ottenere l'aggiudicazione, quindi è indifferente il fatto che vi sia una gara che è disciplinata da regole non legittime. Il corollario di questo ragionamento porta a dire che ovviamente non sono impugnabili tutte quelle clausole del bando che vanno a condizionare la formulazione dell'offerta economica, il metodo di gara, ma anche le valutazioni delle anomalie, perché sono delle lesioni che si concretizzano solo in un secondo momento e non immediatamente. L'unica eccezione alle clausole soggettivamente escludenti, diciamo individuata dall'adunanza plenaria, riguarda quelle clausole che impongono degli oneri incomprensibili o sproporzionati. In questo caso, proprio per questioni di logica, ovviamente prima che di diritto, si ritiene di poter procedere a un'impugnazione autonoma ed immediata, proprio perché altrimenti non sarebbe possibile capire come partecipare alla gara, o il partecipante sarebbe gravato in maniera esagerata. Quindi dal 2003 si è formato questo orientamento che ha resistito molti anni. La giurisprudenza però, proprio perché abbiamo detto che le sentenze dell'adunanza plenaria non costituiscono un precedente vincolante, si è pronunciata anche in maniera distinta rispetto a questa sentenza. Perché? Perché intanto, per cominciare, ha dato un'interpretazione ampliativa di quelle che sono le ipotesi delle clausole escludenti. Quindi, ragionando sul concetto di lesività e di interesse leso, ha cercato di individuare altri casi in cui si potrebbe appunto ritenere che la clausola è direttamente escludente. E in questo novero sono rientrate tutte quelle clausole relative ai profili oggettivi della formulazione dell'offerta, quindi in relazione al profilo tecnico ed economico, tutte le clausole abnormi, irragionevoli, che non rendono possibile calcolare la convenienza in relazione alla partecipazione alla gara, tutte quelle clausole che impongono delle condizioni negoziali che renderebbero il contratto gravoso, oneroso, non conveniente, ancora tutte quelle clausole che introducono obblighi contra ius, quelle clausole che sono carenti con riferimento ai dati essenziali per la formulazione dell'offerta, o che contengono delle formule matematiche errate, o ancora quando non è prevista l'indicazione dei costi di sicurezza. Quindi in tutti questi casi, ovviamente con sentenze diverse, la giurisprudenza amministrativa ha ampliato quello che è il novero delle clausole escludenti.
Però la giurisprudenza ha fatto ancora di più, perché è iniziata una discussione su quella che è la natura e quelli che dovrebbero quindi essere i confini di questo interesse tutelabile. E quindi ci sono state tre ordinanze che hanno cercato di riportare la questione all'adunanza plenaria, tentando di superare questo orientamento del 2003. Sono tre ordinanze, una del 2011, una del 2012 e una del 2013, secondo le quali l'obiettivo sarebbe, sarebbe meglio per l'ordinamento un onere di immediata impugnazione di tutte le clausole del bando, quindi consentire al partecipante e anche al soggetto che astrattamente vorrebbe partecipare ma ritiene di non poterlo fare, di impugnare tutte le clausole del bando in nome dell'efficacia e della certezza dell'azione amministrativa, perché in questo modo il bando sarebbe consolidato per com'è, quindi non ci sarebbero poi contestazioni in un secondo momento, quindi nella fase di aggiudicazione. Però l'adunanza plenaria in questi tre casi non si è pronunciata sulla questione perché a livello processuale non l'ha ritenuta rilevante in relazione a quella che era la fattispecie sottesa al giudizio, quindi non l'ha esaminata. Arriviamo quindi al 2017, quindi dal 2003 al 2017 la giurisprudenza ha fatto questo lavoro di cui vi ho parlato, ma nel 2017 assistiamo a quello che viene definito anche in dottrina il revirement del Consiglio di Stato, perché è stata pubblicata una sentenza molto importante, che è la sentenza 2014 del 2017, in cui si mette ancora una volta in dubbio la possibilità di dare dei limiti a questa immediata impugnazione del bando, sempre con riferimento alle clausole relative ai criteri di aggiudicazione. Si sposta quindi, il ragionamento su quello che è l'interesse immediatamente, l'interesse ad impugnare, che è quello dell'immediata lesione, come diceva appunto l'adunanza plenaria, all'interesse a ricorrere, perché la lesione non è quella personale in relazione alla possibilità di alla non partecipazione alla gara, ma in relazione a quella che è la lesione del principio di concorrenzialità della gara. Quindi ci si sposta su, da un interesse personale a un interesse sostanziale. Questo perché il ragionamento viene anche da dei ragionamenti di carattere processuale. Normalmente nel giudizio civile i problemi relativi alla concorrenzialità sono risolti con delle class action. Nel giudizio amministrativo le class action non esistono, quindi il giudice amministrativo è particolarmente attento anche a questa problematica della concorrenzialità. E quindi l'unico modo per poterla tutelare è provare a ipotizzare l'esistenza di un interesse più ampio che porta poi i partecipanti all'obiettivo di formulare quella che è l'offerta vincente, espressione massima del principio di concorrenza. In particolare, in questo caso la questione riguardava la problematica della scelta del criterio del prezzo più basso rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla selezione per personale infermieristico. La giurisprudenza in questa sentenza ha ritenuto che la decisione, la clausola del bando, ritenuta illegittima, di costringere l'impresa a formulare un'offerta economica di contenuto diverso rispetto a quella che avrebbe potuto fare se si fosse applicato un altro criterio, esaurirebbe il suo effetto lesivo nel momento della presentazione dell'offerta, perché in quel momento io l'offerta l'ho fatta e quindi non posso più modificarla, quindi la lesione è immediata. In particolare si fa anche riferimento, per giustificare questo tipo di interpretazione, al fatto che il legislatore nelle ultime disposizioni normative dà una grande rilevanza al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui sicuramente avrete già parlato, e quindi per dare un'interpretazione più aderente a quello che è il dettato normativo, che porta appunto una sorta di gerarchia tra i due criteri, bisognerebbe comunque ipotizzare anche un'immediata lesione per il soggetto che, in applicazione di un criterio diverso, non può formulare l'offerta come avrebbe potuto invece formularla se si fosse applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Questa è una sentenza innovativa che però porta poi il Consiglio di Stato a sollevare nuovamente una questione, a rimettere nuovamente la questione all'adunanza plenaria. Quindi questa è la prima sentenza che porta a un ripensamento da parte del Consiglio di Stato, che poi viene espressamente anche concretizzato con l'ordinanza 5138 del 2017, del novembre 2017, quindi molto recente, in cui ancora una volta il Consiglio di Stato riporta la questione all'adunanza plenaria, chiedendo all'adunanza plenaria di verificare se alla base anche di questi nuovi ragionamenti che sono stati espressi nella sentenza di cui vi ho appena parlato, si può provare a modificare quello che è, diciamo, l'orientamento consolidato dell'impugnazione immediata delle sole clausole soggettivamente escludenti, quindi immediatamente lesive. Secondo l'ordinanza di rimessione è necessario un intervento del Consiglio di Stato proprio perché, come già anticipato nella sentenza precedente, il posticipare la contestazione del criterio scelto dalla stazione appaltante potrebbe anche depotenziare a livello normativo quello che è l'articolo 95, che invece accorda una forte preferenza al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E quindi il Consiglio di Stato ha chiesto all'adunanza plenaria ancora una volta di dire la sua. La sentenza è uscita di recente, è la numero 4 del 2018, quindi 26 aprile 2018. Ancora una volta tutta la questione è stata rimessa nelle mani dell'adunanza plenaria che, lo dico subito, ha sostanzialmente confermato quello che è l'orientamento tradizionale. Ha confermato che esiste un onere di immediata impugnazione solo per le clausole escludenti, e non vi è una possibilità di discostarsi da questa interpretazione, perché in primo luogo è l'articolo 120 che al comma 5 prevede espressamente l'impugnabilità delle clausole autonomamente lesive. Questa, secondo la giurisprudenza, l'immediata lesività si può concretizzare solo per il caso di clausole escludenti, quindi questo è il ragionamento che viene espresso. Però l'adunanza plenaria fa un passo avanti e scende anche a esaminare la questione dell'interesse, che abbiamo detto la giurisprudenza ha spostato al profilo della concorrenzialità. Secondo questa sentenza, il problema dell'interesse riguarda quello che è l'offerente, che va a denunciare una clausola, però sulla base di una lesione che è al momento ipotetica e futura, perché lui va a tutelare l'interesse di rendersi aggiudicatario, ma non è certo che lo sarà. Quindi questo porta a un problema nell'interesse ad agire da parte del soggetto che ritiene di impugnare una clausola che appunto non sia immediatamente escludente. E poi ci sono anche dei problemi di carattere processuale in relazione alla moltiplicazione del contenzioso, perché secondo la configurazione appunto di queste sentenze che hanno chiesto appunto la rimessione all'adunanza plenaria, si configurerebbe questo scenario, cioè tutti i possibili offerenti impugnerebbero il bando, quindi ci sarebbero tantissimi ricorsi. Ovviamente l'impugnazione del bando in assenza di una misura cautelare non sospende il procedimento di gara, quindi l'amministrazione andrebbe avanti con la procedura di gara. I soggetti che hanno impugnato non avrebbero interesse a sollecitare la definizione del giudizio in relazione al bando, perché nel momento in cui l'amministrazione sceglie il soggetto, diciamo, vincitore della procedura, potrebbero in caso positivo rinunciare al ricorso contro il bando, cioè nel momento in cui ottengono il bene della vita aggiudicazione, il soggetto che ha impugnato rinuncia e ovviamente tutti gli altri ricorsi non possono essere esaminati. Allo stesso modo anche però le stazioni appaltanti avrebbero una volontà di rallentare, perché aspetterebbero, mentre gli offerenti aspetterebbero la pronuncia della stazione appaltante, la stazione appaltante attenderebbe la pronuncia sul ricorso, perché attenderebbe di capire se effettivamente il bando è legittimo o meno, e quindi anche in questo caso si rallenterebbero le procedure di gara. Quindi ci sarebbe un aumento del contenzioso, perché tutti avrebbero l'onere di impugnare, e ci sarebbe sia un rallentamento del giudizio, perché chi lo propone non ha interesse a farlo decidere, ma anche un rallentamento della procedura, perché la stazione appaltante preferirebbe aspettare piuttosto che procedere magari in relazione a un bando che potrebbe essere dichiarato illegittimo.
L'adunanza plenaria però va anche oltre, perché? Perché nelle ordinanze di rimessione il Consiglio di Stato aveva fatto un paragone con quello di cui parleremo a breve, cioè il nuovo rito super accelerato o super speciale che dir si voglia. Ovvero il Consiglio di Stato aveva dato un'interpretazione secondo la quale, come esiste un giudizio super accelerato che consente, diciamo, di dare protezione a un interesse che non è un interesse diretto del ricorrente, ma più un interesse della stazione appaltante a consolidare la platea dei partecipanti, dovrebbe potersi dire che dovrebbe esistere un interesse procedimentale alla concorrenzialità. Questo ragionamento però viene bocciato dall'adunanza plenaria, perché secondo l'adunanza plenaria il rito superaccelerato è improntato sia a esigenze di celerità particolarissime ed eccezionali, di cui vi parlerò a breve, ma è un rito appunto eccezionale che non esprime un principio generale. E soprattutto non esprime quello che è un interesse personale, perché non si parla più di interesse personale, ma di interesse generale al consolidamento della platea. Quindi diciamo che, ancora una volta, con riferimento alla questione dell'immediata impugnabilità delle clausole del bando, la giurisprudenza è rimasta concorde con i suoi orientamenti previgenti. Io passerei ora a parlarvi di quello che è il rito super speciale. Come siamo messi con me? Sono le 10:10. Sì, vado avanti, poi magari facciamo una pausa dopo. Sì. Perché? Perché il rito super speciale è la grande novità del codice del processo amministrativo a seguito dell'introduzione del decreto legislativo 50 del 2016. Si parla di rito super speciale perché? Perché il rito ex articolo 120 viene già definito rito speciale. Il rito ex articolo 120,2 bis è ancora più speciale rispetto al rito speciale, perché è ancora più accelerato, e quindi convenzionalmente dottrine e giurisprudenza lo definiscono super speciale o super accelerato. Di cosa si tratta? Si tratta del rito relativo al contenzioso su esclusioni e ammissioni dei partecipanti, con riferimento però a tre tipologie di requisiti, ovvero i requisiti soggettivi, i requisiti economico-finanziari e i requisiti tecnico-professionali. Quindi, in relazione a questo tipo di contenzioso, il legislatore cosa ha fatto? Non ha introdotto un nuovo rito processuale, ma ha introdotto un rito nuovo all'interno di un altro rito, quindi un sottorito, non so come definirlo. Che cosa comporta questo rito? Comporta, intanto per cominciare, un onere di quelli che sono un onere di immediata impugnazione di quello che viene definito il provvedimento di ammissione e di esclusione dei partecipanti. Questo perché, l'abbiamo anticipato prima, perché secondo quello che è l'intento legislativo si vuole provare a dare la massima certezza di definire la platea dei partecipanti, quindi consolidare tutti quelli che sono gli ammessi alla procedura. E per fare questo sono state introdotte all'interno del codice del processo amministrativo una serie di regole ulteriormente acceleratorie rispetto a quelle già accelerate che vanno a connotare il rito ex articolo 120. Questo perché? Perché si vuole rendere inoppugnabile e consolidato nel più breve tempo possibile ogni determinazione riferita all'individuazione di quelli che sono i soggetti ammessi. La dottrina, vi anticipo subito che questo rito è stato bersagliato tantissimo dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Ci sono tantissime sentenze che rilevano dei profili di criticità, e anche la dottrina, sia dottrina che si compone di giudici amministrativi ma anche di professori universitari, lo ha molto contestato e lo sta molto contestando, perché offre delle problematiche vere e proprie. In particolare però la dottrina si è chiesto quando questo rito può funzionare, cioè quali sono le gare in cui questo rito può trovare la sua massima espressione. Ed è giunta a questa conclusione, che sicuramente il rito super speciale funziona quando vi sono delle condizioni favorevoli all'interno della procedura di gara, e cioè in particolare quando i partecipanti sono pochi, quindi non c'è un numero esagerato di soggetti partecipanti.
quando esiste una distinzione temporale effettiva tra il momento in cui viene emanato il provvedimento di ammissione e di esclusione dei partecipanti e il momento di aggiudicazione, anche se questo non, a volte non avviene, può capitare appunto che i momenti siano molto ravvicinati. Quando poi la stazione appaltante effettua un controllo molto accurato delle offerte e viene applicato in maniera diciamo puntuale ogni principio relativo al soccorso istruttorio. Il problema sorge infatti perché diciamo che il problema non è il rito in sé dal punto di vista processuale, cioè la dottrina, salvo alcune problematiche di cui vi parlerò, non ha individuato delle difficoltà a livello processuale, cioè il rito è molto chiaro, è comprensibile e potrebbe astrattamente funzionare. Il problema più rilevante riguarda quelli che sono i limiti che sono dati però dalla disciplina sostanziale contenuta nel codice dei contratti. Perché? Vi faccio un esempio. La direttiva 24 del 2014 prevede che le amministrazioni possono escludere un operatore in qualunque momento della gara. Ovviamente questo può essere un problema in relazione al rito superaccelerato, perché se la finalità è quella di impugnare immediatamente il provvedimento relativo all'ammissione e alle esclusioni, potrebbe essere che questo momento si verifica, ma poi ci possa essere un'ammissione, un'esclusione in un momento successivo. Quindi la dottrina si sta interrogando in relazione a questo profilo, perché la fase di ammissione delle offerte sembra potenzialmente aperta fino al momento dell'aggiudicazione. Altro problema, sempre sollevato dalla disciplina della direttiva 24 del 2014, le amministrazioni possono decidere esaminare l'offerta prima di verificare quelli che sono i motivi di esclusione, quindi è una facoltà che è data alle amministrazioni. E anche in questo caso il rito non funzionerebbe, perché ovviamente se l'offerta viene esaminata prima si sposta il momento del consolidamento della platea degli ammessi e quindi ci sarebbero dei problemi di coordinamento. E poi ancora, ma ne parleremo meglio dopo, il grandissimo problema dell'autotutela, perché ovviamente all'amministrazione non è impedito di intervenire in autotutela in relazione ai suoi provvedimenti, questo in termini generali ma anche in termini speciali, quindi si configura un provvedimento di ammissione che individua le ammissioni e le esclusioni, il provvedimento viene impugnato, l'amministrazione decide di agire in autotutela, come ci si coordina tra appunto il livello sostanziale dell'autotutela e il livello processuale del rito ex articolo 120,2 bis? Infine, un'altra grande problematica individuata è quella della tipologia del contenzioso, che non sarebbe omogeneo. Perché? Perché si parla di ammissioni ed esclusioni. Quindi si dà intanto per cominciare il caso del concorrente che va a censurare la propria esclusione. Quindi questo, secondo quelle che sono le interpretazioni anche della giurisprudenza e della dottrina, non crea nessun problema. Ovviamente il concorrente escluso ha interesse immediato a impugnare la propria esclusione. Poi si danno i casi di concorrenti che vogliono censurare ammissioni e esclusioni degli altri, ovviamente, per rideterminare la media delle offerte, anche se secondo quelle che sono le nuove disposizioni normative del nuovo codice dei contratti, questo tipo di contenzioso è in via di esaurimento, perché ovviamente ci sono nel nuovo codice tutte quelle norme che impongono la cristallizzazione delle medie e quindi cristallizzazione delle medie e quindi l'insensibilità alle variazioni successive dei partecipanti. Quindi questo potrebbe essere un problema, ma è un problema in corso di risoluzione. Poi ci sono i casi delle contestazioni delle ammissioni e questi sono il vero problema su cui la dottrina si interroga molto e anche la giurisprudenza, perché il concorrente potrebbe censurare l'ammissione del vincitore e questo avrebbe una finalità, e quindi la finalità è quella di ottenere lui stesso l'affidamento oppure di ottenere una miglior posizione in graduatoria. Ma il concorrente potrebbe anche censurare le ammissioni di tutti gli altri per provocare la ripetizione della gara. Quindi diciamo che si pone anche un problema con riferimento al profilo dell'interesse che ha questo soggetto a impugnare le ammissioni di tutti gli altri. Perché? Perché in passato il termine di impugnazione relativo alle ammissioni degli altri decorreva dalla conoscenza dell'aggiudicazione, quindi il soggetto
in quel momento sorge, nel momento diciamo della conoscenza dell'aggiudicazione, sorgeva l'interesse, sapeva chi era l'aggiudicatario, sapeva soprattutto che posizione lui occupava all'interno della graduatoria. Adesso invece occorre impugnare subito, quindi non è più neppure ammesso una sorta di ricorso incidentale, quello che viene definito ricorso incidentale escludente del vincitore in relazione agli ammessi, ma nemmeno delle impugnazioni successive. Quindi diciamo che il profilo delle ammissioni è un profilo particolarmente critico, perché la dottrina si chiede dove sorga l'interesse del soggetto che non sa nemmeno se sarà aggiudicatario ad impugnare le ammissioni degli altri, non sapendo tra l'altro nemmeno quale di questi altri ammessi sarà l'effettivo aggiudicatario della procedura. Quindi diciamo un problema di carattere sostanziale che però si riverbera significativamente sul problema dell'interesse a ricorrere, perché ovviamente nel processo amministrativo come nel processo civile occorre la legittimazione a ricorrere ma anche l'interesse a ricorrere, quindi occorre dimostrare qual è la motivazione per cui si sta agendo. Passiamo poi all'oggetto dell'impugnazione. Abbiamo detto che il rito super speciale riguarda il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni. Questa definizione è contenuta esattamente nel comma 2 bis. Però nel codice dei contratti manca in realtà una disposizione di carattere sostanziale che ci permette di chiarire di che tipo di provvedimento stiamo parlando. Perché appunto non esiste una disposizione che lo descrive, lo definisce, esiste però la disposizione processuale secondo cui appunto è necessaria l'impugnazione. Ovviamente è una problematica non da poco, perché è determinante sapere qual è il momento in cui si cristallizza la platea dei partecipanti, ma soprattutto è determinante sapere anche quando questo avviene in relazione al termine per impugnare. Quindi diciamo che la dottrina si interroga su questo profilo auspicando una sorta di intervento del legislatore che chiarisca meglio questo tipo di fattispecie. Inoltre il provvedimento relativo alle ammissioni e alle esclusioni riguarda le ammissioni e le esclusioni con riferimento però alla contestazione di quelli che sono i requisiti soggettivi, i requisiti economico-finanziari e i requisiti tecnico-professionali. Sono escluse tutte le ammissioni e le esclusioni che potrebbero riguardare altri aspetti delle offerte, quindi tutti quegli aspetti delle offerte per esempio relativi alle anomalie o al contenuto dell'offerta tecnica, al contenuto dell'offerta economica. Anche questo profilo è oggetto di discussione, perché ovviamente astrattamente siamo di fronte a due tipi di contenzioso diverso, quindi c'è il contenzioso che segue il rito super speciale che riguarda i provvedimenti di esclusione in relazione ai requisiti che abbiamo detto, e poi tutto il contenzioso posticipato relativo alle ammissioni e esclusioni con riferimento ai profili strettamente rilevanti in relazione alle offerte. Questo tipo di struttura non è idoneo ad escludere la possibilità di quelli che sono i ricorsi incidentali incrociati. Ricorsi e ricorsi incidentali incrociati è il caso famosissimo della sentenza Fastweb, in cui vi erano due partecipanti, ciascuno ha fatto ricorso, contestando l'ammissione dell'altro unico concorrente in relazione ai contenuti dell'offerta tecnica e non in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione. Quindi, se da un lato questo rito può funzionare con riferimento a questo tipo di requisiti, di sicuro non funziona con riferimento a quegli altri requisiti che potrebbero determinare ammissioni e esclusioni, perché non sono ricompresi. Quindi, secondo la dottrina, sarebbe auspicabile un coordinamento delle due fattispecie per creare un rito unico che possa, diciamo, tenere conto di entrambe le voci. Torniamo poi alla problematica dell'autotutela. Abbiamo detto che l'autotutela è una facoltà dell'amministrazione, cioè l'amministrazione interviene in autotutela quando decide di, ne siete al corrente, di intervenire su un proprio provvedimento che è ritenuto illegittimo. Quindi è fisiologico che l'amministrazione possa intervenire in autotutela prima che sia il giudice a eliminare il provvedimento dal mondo giuridico, ritenendolo appunto illegittimo e annullabile.
Quindi in questo caso il problema che ci riguarda riguarda l'autotutela in relazione al provvedimento relativo alle ammissioni e esclusioni, cioè quando l'amministrazione ripensa a questo provvedimento e decide, diciamo, di modificarlo. Ci si è interrogati sulla tipologia di rito che deve essere applicata, perché abbiamo detto che il rito super speciale è un rito eccezionale, derogatorio rispetto alla fattispecie generale, che si applica solo con riferimento a quel provvedimento relativo alle ammissioni e alle esclusioni. Se poi l'amministrazione nel corso del tempo adotta un provvedimento in autotutela, che cosa succede? Si applica di nuovo il rito super speciale perché comunque l'autotutela riguarda sempre le ammissioni e le esclusioni, o invece si deve applicare il rito generale perché una volta che è conclusa la fase di ammissione e esclusione, allora basta, io non applico più il rito super speciale, ma ritorno nell'alveo del rito ex articolo 120. Questo dal punto di vista processuale, magari dal punto di vista sostanziale, sembra un problema, diciamo, di secondo piano, ma in realtà dal punto di vista processuale è molto importante, anche per capire qual è il coordinamento e come si svolge questo giudizio. Perché il giudice dovrebbe ritornare più volte sulla stessa questione, ripronunciarsi, quindi ci sono anche dei problemi di economicità processuale e così via. La dottrina, diciamo che la dottrina maggioritaria ritiene preferibile seguire l'interpretazione tradizionale, quindi ritenere che una volta che è conclusa la fase dell'ammissione dell'esclusione contestabile con il rito super speciale, tutto ciò che viene dopo deve essere soggettato al rito 120, diciamo standard. Questo perché il rito super speciale è appunto eccezionale e perché non è possibile applicare al processo amministrativo il famoso principio del contrarius actus. Il principio del contrarius actus è un principio che a livello procedimentale impone all'amministrazione di pronunciarsi in autotutela rispettando tutte le regole procedimentali che sono state applicate per il provvedimento sul quale l'autotutela incide. Quindi vi è un obbligo di comunicare l'avvio del procedimento come è stato fatto per il primo provvedimento, di dare una motivazione, insomma ci deve essere una sorta di specularità tra il provvedimento che viene annullato in autotutela e il nuovo provvedimento di secondo grado che l'amministrazione adotta. Secondo la dottrina, questo tipo di principio è un principio strettamente procedimentale, che quindi riguarda l'attività amministrativa, ma non riguarda il processo amministrativo. Però vi segnalo anche degli orientamenti, diciamo, minoritari, che invece ritengono preferibile assoggettare questo tipo di provvedimento di secondo grado dell'amministrazione relativo a ammissioni e esclusioni anch'esso al rito super speciale, perché altrimenti si porrebbe lo stesso problema di cui abbiamo parlato prima, cioè la possibilità di in una seconda fase impugnare gli elementi, i requisiti, il provvedimento con riferimento ai requisiti soggettivi, economico-finanziari, tecnico-professionali, anche con la tipologia del ricorso incidentale. Quindi esce dalla porta e rientra dalla finestra, quindi un problema che si cercava di risolvere mettendo questo rito che risolvesse tutto in un momento preliminare, il problema ritorna perché se l'amministrazione agisce in autotutela e non si assoggetta al provvedimento di autotutela a questo rito particolare, la problematica non è affatto risolta ma continua ad esistere. Parliamo del termine. Qual è il termine per impugnare il provvedimento di ammissione ed esclusione? Questa è una domanda che ha trovato anch'essa delle difficoltà di risposta, perché come voi sapete nel nuovo codice dei contratti è stato eliminato il cosiddetto accesso informale, che era disciplinato dall'articolo 79,5-quater del codice previgente, il quale consentiva la possibilità di un ulteriore termine di 10 giorni per poter conoscere quelli che erano appunto i provvedimenti e gli atti non comunicati, che convenzionalmente poi veniva aggiunto al termine di 30 giorni per l'impugnazione. Quindi diciamo la situazione era molto più semplice. Attualmente invece la materia è disciplinata da due norme distinte, che sono l'articolo 29 del nuovo codice dei contratti e l'articolo 76,2. Allora, l'articolo 29 specifica che
per consentire appunto la proposizione di questo ricorso devono essere pubblicati nei 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti il provvedimento che determina le esclusioni della procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione. Quindi diciamo da un termine brevissimo che dovrebbe consentire la possibilità poi di impugnare immediatamente questo provvedimento nel termine appunto di 30 giorni che è previsto dalla norma. Però esiste anche l'articolo 76,2 che prevede la possibilità per l'amministrazione giudicatrice di comunicare entro i 15 giorni dalla richiesta dell'interessato, dell'offerente o del candidato interessato tutta una serie di motivi, quindi i motivi del rigetto dell'offerta, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata. Quindi si pone il problema della possibilità di impugnazione differita, perché da una parte l'amministrazione riuscirebbe a pubblicare nel termine di 2 giorni, quindi brevemente, il provvedimento di ammissione esclusione, però potrebbe anche rendersi necessario per il ricorrente impugnare al buio anche tutta una serie di altri documenti che al momento non conosce, perché è in attesa di sapere dall'amministrazione, che ha questa facoltà di rispondere nel termine di 15 giorni, in relazione a tutti quelli che sono i profili che determinano l'esclusione e l'ammissione degli altri. Quindi non si può escludere che questo rito possa essere assoggettato anche a dei motivi aggiunti, proprio perché appunto non è certo che l'offerente che intende impugnare abbia a disposizione tutta la documentazione che fonderebbe la sua domanda giurisdizionale. Per i non avvocati, diciamo, i motivi aggiunti all'interno del processo amministrativo sono un istituto molto particolare, cioè si definisce motivo aggiunto normalmente diciamo che l'azione si presenta con un ricorso, come abbiamo detto. Esistono però dei casi in cui non è possibile impugnare tutto e subito. Perché? Perché magari l'amministrazione non ha reso subito quelle che sono non ha illustrato tutte le motivazioni a sostegno del proprio provvedimento, oppure perché magari esistono dei provvedimenti che sono successivi o collegati o correlati che in qualche modo possono interferire con il provvedimento impugnato. Quindi nel processo amministrativo è stato istituito questa figura dei motivi aggiunti, cioè a seguito della presentazione del ricorso, se il ricorrente ritiene, avendo ancora termine, di poter dedurre ulteriori profili nei confronti, ulteriori vizi del provvedimento impugnato, può presentare questo atto di motivi aggiunti aggiungendo i suoi motivi, per questo si chiamano motivi aggiunti, alle difese presentate con il ricorso. I motivi aggiunti poi, questa diciamo è la tipologia del motivo aggiunto cosiddetto proprio. Esistono poi dei motivi aggiunti definiti impropri, che sono ispirati al principio di economicità e concentrazione processuale, che portano la possibilità per il ricorrente di impugnare con motivi aggiunti dei provvedimenti diversi, purché collegati o dipendenti o derivati rispetto al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo. Il vantaggio di questo è che il giudice si trova con un unico ricorso, perché i motivi aggiunti non assumono un nuovo ruolo, non vengono iscritti a ruolo separatamente, ma entrano nel ricorso principale presentato e quindi il giudice può esaminare tutto insieme, quindi fissa una sola udienza, dispone le misure cautelari in un unico momento, esamina la questione globalmente. Se invece il ricorrente decide di fare un ricorso separato, per quanto i ricorsi si possano sempre riunire, perché anche nel processo amministrativo è consentito al giudice di riunire, però ovviamente sono 2 cause diverse, con ruolo diverso, e anche dal punto di vista processuale si occupa un nuovo posto nel ruolo del giudice amministrativo, che potrebbe invece essere coperto da un altro tipo di ricorso. Passiamo appunto, fatta questa precisazione sui motivi aggiunti, che è molto utile per alcune cose di cui dirò a breve, un altro profilo di cui bisogna interrogarsi in relazione a quello che è il rito super speciale riguarda la possibilità di impugnare l'aggiudicazione per invalidità derivata.
Che cos'è l'invalidità derivata? L'invalidità derivata è un vizio, anche in questo caso penso tipico del processo amministrativo, che consente, nel caso di impugnazione di provvedimenti presupposti e provvedimenti conseguenziali, impugnare il provvedimento successivo deducendo un'invalidità che deriva dai vizi che sono contenuti nel provvedimento presupposto. Quindi, in questo caso, provvedimento di ammissione di esclusione, provvedimento di aggiudicazione. È possibile dedurre l'invalidità derivata dell'aggiudicazione perché è viziata dagli stessi vizi che gravano il provvedimento relativo alle ammissioni e alle esclusioni? Ovviamente la risposta deve essere positiva, perché se i vizi ci sono, si riverberano. Però si pone una problematica soprattutto processuale, che interesserà soprattutto gli avvocati, relativa al versamento del contributo unificato. Perché prima, come avvocato, io cosa facevo? Impugnavo un solo provvedimento, che era il provvedimento di aggiudicazione, deducevo tutti i vizi che volevo con un unico ricorso, anche diversi, relativi alle ammissioni, alle esclusioni, insomma tutti quelli che ritenevo sussistere, e ovviamente incardinavo una causa unica e pagavo un unico contributo unificato. Il contributo unificato, per chi non lo sa, è un'imposta che viene versata all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio. Prima dell'introduzione del contributo unificato nel 2002 venivano versati dei diritti, come per esempio per gli atti stragiudiziali, erano delle marche da bollo ogni tot di pagine, che servivano, diciamo, a coprire quelli che erano i costi della giustizia. Attualmente esiste questo istituto del contributo unificato, sono degli scaglioni per il giudizio civile, sono degli scaglioni di valori per il giudizio amministrativo. Il contributo unificato si distingue a seconda delle materie, quindi un ricorso per l'accesso costa, diciamo, una certa cifra, un giudizio ordinario costa una certa cifra. Il problema del giudizio ex articolo 120 è che il contributo unificato è altissimo, quindi ci sono degli scaglioni relativi al valore dell'appalto, ma sono delle somme molto alte che sono state introdotte di recente anche dai correttivi al codice del processo amministrativo, e sono state alzate così tanto anche con un'ottica dissuasiva, cioè si sono alzate, diciamo, queste somme per evitare la proposizione di ricorsi inammissibili o ricevibili, insomma per gravare il giudice, quindi dovrebbe avere una finalità dissuasiva dalla presentazione di ricorsi pretestuosi. Quindi, tornando a noi, abbiamo detto che prima, non essendoci questo rito, io facevo un'impugnazione unica, presentavo un unico ricorso, deducevo tutti i vizi che potevo dedurre e che ritenevo fondati e pagavo un contributo unificato unico. Adesso la situazione è diversa, perché io posso fare due cose: posso presentare un ricorso contro il provvedimento di ammissione ed esclusione pagando un contributo unificato, iscrivendolo a ruolo. Poi posso presentare un ricorso contro l'aggiudicazione, iscrivendolo a ruolo, pagando un contributo unificato, perché il provvedimento è diverso da quello impugnato. Anche nell'ipotesi in cui io decidessi di proporre i motivi aggiunti e quindi di concentrare il rito, comunque sarei tenuta lo stesso a pagare un contributo unificato in relazione alla seconda impugnazione. Questo perché, con riferimento ai motivi aggiunti, la legge prescrive che quando i motivi aggiunti sono rivolti nei confronti di provvedimenti diversi da quello impugnato con il ricorso principale, il contributo unificato è dovuto. Quindi il contributo unificato per i motivi aggiunti non è mai dovuto, solo quando io individuo nuovi motivi nei confronti dello stesso provvedimento. Se io impugno nuovi provvedimenti, devo versare il contributo unificato. Quindi, diciamo che questo profilo ha fatto sollevare, ovviamente, la dottrina, ma anche, insomma, i professionisti, proprio perché pone delle problematiche non indifferenti, proprio in ragione del fatto che si tratta di somme altissime. 6.000 euro, 6.000 è il minimo, quindi si tratta di 12.000 euro almeno. Quindi è una problematica che si auspica che sia oggetto di un correttivo legislativo al più presto. Passiamo al rito. Come si svolge questo rito? Ci abbiamo fatto queste premesse in relazione al provvedimento da impugnare, alla tipologia di interesse, alla questione del contributo unificato, ma come si fa, come si svolge questo rito? Allora, innanzitutto, come abbiamo detto, è un ricorso, quindi io devo notificarlo e devo notificarlo nel termine di 30 giorni che decorre da questa pubblicazione del provvedimento di ammissione e esclusione sul profilo del committente.
Ovviamente con tutti i problemi relativi alla questione della mancata conoscenza magari di alcuni documenti di cui abbiamo detto prima in relazione all'articolo 76. A seguito della notifica tutti i termini sono abbreviati perché è un rito super accelerato, quindi si deve fare in fretta, quindi il deposito è soggettato a un termine abbreviato, 15 giorni, la discussione è camerale, quindi il legislatore dà preferenza a una discussione in Camera di Consiglio. Abbiamo detto in apertura che il ruolo della Camera di Consiglio è un ruolo piuttosto snello, dovrebbe garantire una discussione immediata, di solito si attende un mese e mezzo prima di avere una Camera di Consiglio fissata, e questa Camera di Consiglio deve essere fissata in questo particolare rito inderogabilmente entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti che non sono ricorrente. Quindi il ricorrente deposita, il codice consente all'amministrazione, a un eventuale controinteressato, di costituirsi in un termine che è quello dell'articolo 46, che sono 30 giorni dal perfezionamento della notifica, dimezzato, quindi 15 giorni. Quindi deposito, 15 giorni per la costituzione, dopo questi 15 giorni decorre un termine ulteriore di 30 giorni per la fissazione della Camera di Consiglio. Quindi sono 45 giorni dove per il giudizio amministrativo si possono definire termini rapidissimi, con Camera di Consiglio fissata. La Camera di Consiglio però non è l'unica soluzione, perché le parti possono chiedere la discussione in udienza pubblica. Ovviamente in questo caso il giudice amministrativo non può esimersi e i termini a difesa per l'udienza pubblica sono sino a 10 giorni liberi per il deposito di documenti, sino a 6 giorni liberi per il deposito di memorie, sino a 3 giorni liberi per il deposito di memorie di replica. Normalmente i termini sono 40 giorni per i documenti, 30 giorni per le memorie e 20 giorni per le repliche in un giudizio ordinario, quindi vi rendete conto che 10, 6 e 3 sono assolutamente brevi, accelerati e rapidi. Si tratta sempre di giorni liberi, i giorni liberi sono per appunto sempre a beneficio di chi non conosce il processo nel dettaglio, si dice che i giorni sono liberi quando non è computato né si dice il dies ad quem né il dies a quo. Quindi in sostanza si può dire che sono 11 giorni perché non si su 10 giorni, 10 giorni liberi sono 11 giorni perché non si conta né il primo giorno né l'ultimo, quindi sarebbe un giorno in più. Esiste la possibilità di rinvio della Camera di Consiglio, ma non in maniera generalizzata come può accadere per un giudizio ordinario, ma solo in casi specifici. E cioè quando il collegio ha bisogno di approfondimenti istruttori oppure è necessario integrare il contraddittorio perché magari non sono stati il ricorso non è stato notificato ai controinteressati, e poi quando è necessario presentare motivi aggiunti o ricorso incidentale. In ogni caso questo rinvio non può andare oltre i 15 giorni dalla data fissata originariamente, quindi anche in questo caso si cerca di velocizzare il tutto. La causa non può essere cancellata da ruolo, quindi deve rimanere a ruolo. La cancellazione della causa da ruolo è una facoltà processuale, quando magari pendono trattative si può chiedere al giudice di togliere la causa da ruolo e lasciarla in una sorta di limbo, di giacenza. Se non viene riattivato, non viene chiesto al giudice di rimettere la causa su ruolo, di solito entro un anno la causa si estingue, quindi in questo caso non è possibile toglierla da ruolo, deve essere decisa, proprio perché si vuole promuovere questa finalità di accelerazione nei confronti anche delle stazioni appaltanti. L'appello deve essere poi nei confronti di una sentenza, anche in questo caso termini super accelerati, 30 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e non è ammesso quello che è il cosiddetto termine lungo. Cosa significa? Nel giudizio amministrativo ci sono due termini per presentare appello, un termine breve e un termine lungo. Il termine breve, questo anche nel giudizio ordinario, il termine breve che decorre dalla notificazione della sentenza, quindi la notificazione della sentenza fa decorrere un termine breve, che nel caso del giudizio amministrativo sono 60 giorni, per presentare l'appello. Viceversa, se nessuno notifica, decorre un termine di 6 mesi dalla data della pubblicazione della sentenza, quindi un termine più lungo che consente appunto con tutta calma di impugnare. Questo termine lungo non esiste nel rito super accelerato, quindi si deve per forza impugnare entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, cioè viene tutto ridotto. Abbiamo detto che i rinvii sono possibili per la presentazione di motivi aggiunti e di ricorso incidentale.
Il problema del ricorso incidentale è un problema veramente enorme, perché ci si chiede quando è possibile fare un ricorso incidentale. Allora, che cos'è un ricorso incidentale? Un ricorso incidentale è un ricorso che viene presentato da una parte diversa dal ricorrente. Perché possono darsi delle ipotesi di tutela ulteriore, cioè nel momento in cui il ricorrente presenta un ricorso nei confronti di un provvedimento, il giudice amministrativo potrebbe accoglierlo, quindi eliminare il provvedimento dal mondo giuridico. Il controinteressato, che è il soggetto che ha un interesse contrario a quello del ricorrente, in questo caso sarebbe privo del suo provvedimento che gli attribuisce degli effetti giuridici. Potrebbe astrattamente decidere di presentare un'impugnazione incidentale per l'ipotesi in cui il giudice decida di, come posso dire, di accogliere alcuni dei profili che vanno a connotare il provvedimento amministrativo. Quindi, per esempio, vi faccio un esempio che è anche attuale, viene impugnata l'ammissione perché c'è un contrasto con riferimento a quelle che sono le clausole del bando. Il ricorrente incidentale può decidere di impugnare il bando, quindi può dire se c'è questo contrasto, allora è un contrasto che, se esiste, deriva da un bando che non è legittimo, e quindi mettere in discussione tutta la procedura, ovviamente a suo favore. Il problema del ricorso incidentale si è posto in materia di appalti perché molto spesso, nel momento in cui viene impugnata, in passato, prima dell'introduzione di questo rito, nel momento in cui veniva impugnata l'aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario proponeva ricorso incidentale nei confronti dell'ammissione del soggetto che aveva impugnato l'aggiudicazione. È quello che viene definito in dottrina ricorso incidentale escludente. Ovviamente in questo caso il ricorso incidentale è molto limitato, perché non è possibile con il rito superaccelerato proporre delle censure che sono di tipo escludente con riferimento alla legittimazione del ricorrente, cioè c'è un onere di immediata impugnazione delle ammissioni ed esclusioni, tutti devono impugnare le ammissioni e le esclusioni, non possono fare dopo il ricorso incidentale impugnando l'ammissione del soggetto che impugna le altrui ammissioni, quindi tutti sono, diciamo, sulla stessa barca, devono impugnare nello stesso momento con lo stesso termine, e allo stesso modo non possono impugnare l'aggiudicazione dopo, quindi lasciar consolidare il provvedimento relativo alle ammissioni e alle esclusioni e impugnare dopo l'aggiudicazione, però deducendo in via incidentale dei vizi con riferimento alle ammissioni e alle esclusioni, quindi fase dell'ammissione e esclusione, fase dell'aggiudicazione. Le due fasi sono separate, il legislatore vuole che siano tenute separate, e questo tipo di ricorso incidentale non deve più essere presentabile, diciamo, ammissibile. Si dà però il caso, come vi ho detto prima, dell'ipotesi di impugnazione del provvedimento di ammissione o esclusione dei concorrenti con riferimento al contrasto con la lex specialis. In questo caso, secondo il legislatore, è possibile impugnare il bando in via incidentale, perché non si va ad impugnare dei provvedimenti o dei profili relativi alla fase delle ammissioni e alle esclusioni, ma si impugna un atto presupposto. Quindi in questo caso il ricorso incidentale è ammesso ed è forse probabilmente l'unica possibilità di ricorso incidentale per come viene configurato dalla norma. Parliamo quindi dell'impugnazione cumulativa. Che cosa succede molto spesso? Molto spesso le gare non si svolgono con segmenti temporali distinti o particolarmente separati, cioè mi spiego meglio. Molto spesso il provvedimento di ammissione e esclusione giunge a ridosso dell'aggiudicazione. Quindi per il possibile ricorrente sarebbe più comodo proporre un ricorso unico, quindi impugnare tutto nello stesso momento. Quindi la dottrina, nell'esame di questo istituto, si è chiesto se, esistendo questo rito super speciale, è ancora possibile un'impugnazione cumulativa quando appunto questi due provvedimenti siano a ridosso, oppure se devo per forza fare due ricorsi, seguire due riti. Quindi c'era questo grande interrogativo.
Questo interrogativo è stato risolto sostenendo che sicuramente la parte può impugnare cumulativamente. Questo perché ovviamente è più logico che avvenga, perché è più pratico per tutti, per il giudice, per il ricorrente e anche per la stazione appaltante, ma perché comunque è previsto dalla legge, perché l'articolo 32 del codice del processo amministrativo stabilisce espressamente che l'impugnazione cumulativa è possibile, ed è possibile anche quando le cause sono assoggettate astrattamente a riti diversi, quindi quando ci sono cause assoggettate a rito ordinario e cause assoggettate a rito speciale. In questi casi, secondo la regola generale, si applica sempre il rito ordinario, quindi il rito speciale è cedevole nei confronti del rito ordinario. La norma però non stabilisce che cosa succede nei casi di rito speciale e rito super speciale, quindi due riti speciali a confronto. Secondo la dottrina, questa situazione dovrebbe risolversi in maniera abbastanza piana applicando il rito speciale ex articolo 120. Quindi, visto che l'aggiudicazione è già avvenuta, non ci sono più quelle esigenze di accelerazione e di urgenza volte al consolidamento della platea, perché c'è già stata l'aggiudicazione, quindi non serve più consolidare i partecipanti, si può impugnare tutto insieme con il rito ex articolo 120. In questo caso posso sì dedurre l'invalidità derivata, perché sto impugnando tutto, quindi deduco l'invalidità derivata dell'aggiudicazione se ci sono dei vizi relativi al provvedimento di ammissione e esclusione, perché lo sto impugnando in quel momento. Ho quasi concluso, ci sono ancora due argomenti che vorrei affrontare. Intanto, quali sono i profili aperti del rito super speciale, e poi vorrei affrontare la questione che è stata sollevata dall'ordinanza del TAR Piemonte 88 del 2018, perché il TAR Piemonte ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione relativa al rito super speciale, quindi ha chiesto alla Corte di Giustizia di dirci se il rito super speciale è conferente con tutte le disposizioni comunitarie in materia di appalti, quindi tutte le direttive che conosciamo benissimo, che disciplinano la materia degli appalti. Prima di arrivare a questo, vi do alcuni spunti in relazione a quelli che sono i profili che sono rimasti ancora aperti in relazione al rito super speciale. Il primo riguarda la tutela cautelare, cioè la dottrina si è chiesta se in casi di accelerazione così marcata come appunto quello del rito super speciale è ancora necessario chiedere una misura cautelare. Perché il giudizio si decide in camera di consiglio in questi termini brevissimi che abbiamo detto. Potrebbe sussistere un pregiudizio grave e irreparabile fino alla camera di consiglio che consente e legittima la necessità di presentare una richiesta cautelare. Ci sono molti dubbi sul punto, moltissimi. Diciamo che la dottrina è abbastanza negativa in relazione alla configurabilità di una possibilità di tutela cautelare. La giurisprudenza, in particolare il TAR Campania, vi segnalo la sentenza 5852 del 2016, si è pronunciata con riferimento alla possibilità, ovviamente nel caso di esclusione, di chiedere una misura cautelare monocratica. Le misure cautelari monocratiche, allora faccio un'altra piccola premessa sempre a favore di chi dei non avvocati. Le misure cautelari normalmente sono collegiali, quindi viene presentata questa istanza cautelare, si deve specificare qual è la tipologia di pregiudizio in capo al soggetto istante. Questo pregiudizio deve essere vagliato sulla base di due requisiti, che sono il cosiddetto fumus boni iuris e il periculum in mora. Il fumus boni iuris è una pretesa di fondatezza della domanda, perché ovviamente se la domanda è infondata tendenzialmente il pregiudizio non sussiste. E il periculum in mora invece è il pericolo che nel corso dell'attesa della fissazione della Camera di Consiglio e dell'attesa della fissazione dell'udienza pubblica per il rito ordinario si verifichi un qualche pregiudizio talmente grave e irreparabile da non rendere più utile la tutela giurisdizionale. Per esempio, ordinanza di demolizione. Io impugno l'ordinanza di demolizione, non chiedo la sospensione, l'amministrazione ha la facoltà di andare avanti nell'iter procedimentale e di demolire. Ovviamente se io presento in pugno l'ordinanza di demolizione e l'amministrazione mi demolisce il bene, non serve più a nulla il ricorso, la tutela giurisdizionale è inutile. Quindi in questi casi si presenta un'istanza cautelare chiedendo al giudice di sospendere l'efficacia dell'ordinanza di demolizione fino al momento in cui si va in udienza, si discute e viene emanata la sentenza definitiva. In tutto quel periodo, se il giudice accorda la misura cautelare inibisce gli effetti del provvedimento che non può in alcun modo essere eseguito.
Questa è la misura della sospensione del provvedimento, che è la misura cautelare più diffusa all'interno del processo amministrativo, ed è una misura cautelare collegiale, perché la decisione viene presa dal collegio, perché il giudice amministrativo è un giudice collegiale, nel corso di una camera di consiglio che viene fissata per la discussione di questo profilo. Esistono però anche delle misure cautelari di tipo monocratico, sono quelle previste dall'articolo 56 del Codice del Processo Amministrativo. Monocratico perché sono delle misure cautelari decise dal presidente della sezione del TAR competente con un decreto, quindi non con un'ordinanza cautelare come la norma, ma con un decreto. E questo avviene nei casi di particolarissima, urgente, estrema necessità, quindi ci sono dei casi di urgenza ancora più marcati che... rendono necessaria, non è possibile nemmeno aspettare non solo la sentenza, l'udienza, la discussione, la sentenza, ma nemmeno la Camera di Consiglio. Quindi si chiede al Presidente del TAR di pronunciarsi brevemente su questa richiesta. Normalmente il Presidente si pronuncia con decreto e il decreto cautelare mantiene i suoi effetti sospensivi fino al momento in cui viene fissata una Camera di Consiglio in cui il Collegio discuterà tutti insieme della questione cautelare, quindi ha un range temporale molto limitato. Questo tipo di misure cautelari può essere chiesto sia in corso di causa, ma anche prima dell'instaurazione della causa, purché la causa possa poi essere instaurata in un termine, diciamo, procedimentale brevissimo. Quindi, tornando a noi, il TAR Campania ha stabilito che nel caso di esclusione, ove possano ritenersi configurabili dei particolari profili di gravissima urgenza e irreparabilità del danno che derivano da questa esclusione, è possibile concedere una misura cautelare monocratica anche in relazione al provvedimento di esclusione. Tuttavia il TAR ha sottolineato la necessità di fornire a questo tipo di scelta, quindi il Presidente dovrà fornire un onere motivazionale aggiuntivo e rafforzato per spiegare e illustrare quali sono le ragioni per cui non si possa attendere nemmeno la Camera di Consiglio per il rito super speciale che dovrebbe essere fissata brevissimo. Questo tipo di decisione è una decisione, diciamo, che per il momento io ho ritrovato solo nella giurisprudenza di TAR. Il Consiglio di Stato, io non, al momento non ho trovato sentenze sul punto, porta dei problemi anche processuali di sovrapposizione, perché la Camera di Consiglio fissata per la discussione nel merito dell'annullamento del provvedimento di esclusione e ammissione potrebbe sovrapporsi con la Camera di Consiglio fissata per la conferma della misura cautelare. Quindi anche in questo caso ci sono delle problematiche non indifferenti. Altro profilo aperto è il profilo dello standstill, cioè l'impugnazione del provvedimento di ammissione e di esclusione non determina degli effetti sospensivi automatici con riferimento alla procedura di gara, quindi la procedura di gara va avanti, quindi si pongono tutti quei problemi di coordinamento di cui abbiamo parlato relativi appunto alla possibilità che l'aggiudicazione avvenga in prossimità del provvedimento di ammissione e esclusioni. Prima di concludere mi soffermerei brevemente sull'ordinanza di cui vi ho parlato, è l'ultimo argomento di cui appunto tratterò, perché appunto questo rito super speciale che è stato bersagliato in tutti i modi e che ancora non sembra aver trovato il gradimento in giurisprudenza e in dottrina, è stato anche sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia. È un'ordinanza del TAR Piemonte 88 del 2018, estensore Bini, presidente Giordano, sono due giudici amministrativi che chi frequenta il TAR conosce molto bene, perché sono stati anche a Milano per molto tempo prima di essere, diciamo, spostarsi a Torino. Il rito super speciale è stato sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia, chiedendo alla Corte di Giustizia di valutare se questo tipo di rito è conferente con tutti i principi comunitari in materia di aggiudicazione di appalti pubblici che ispirano poi anche le nostre disposizioni nazionali. In particolare sono stati individuate alcune criticità di cui in parte vi ho già parlato, perché sono criticità che la dottrina e la giurisprudenza stanno sollevando in continuazione, in parte invece sono inedite. Allora, in primo luogo, la prima criticità che è stata sollevata dal TAR Piemonte riguarda la questione dell'impugnazione delle ammissioni.
Cioè l'operatore allo Stato è obbligato a impugnare tutte le ammissioni, come abbiamo detto, perché ovviamente esiste un provvedimento in cui tutte le ammissioni confluiscono, però questa impugnazione avviene senza sapere chi effettivamente sarà l'aggiudicatario e senza sapere se il soggetto che impugna, quindi l'operatore che impugna, si può collocare in una posizione utile per poter poi ambire all'aggiudicazione. Quindi, secondo il TAR, potrebbero porsi dei problemi di effettiva utilità di questo rito, perché poi tutti sono obbligati a impugnare, però poi il soggetto che non sarà aggiudicatario, non sarà nemmeno in posizione utile, ha proposto una domanda con tutte le conseguenze anche processuali e contributive del caso, che però è priva di un'effettiva utilità. A questo profilo si va a ricollegare anche il problema dell'interesse, perché secondo l'interpretazione appunto del TAR Piemonte ci si sta spostando da un interesse, da un contenzioso di diritto soggettivo a un contenzioso di diritto oggettivo, perché l'interesse non è più quello in questo caso del conseguimento dell'aggiudicazione o dell'obiettivo volto alla rinnovazione della gara, ma c'è esclusivamente questo diritto oggettivo a consolidare una platea di concorrenti e ritornando poi a quello che abbiamo detto con la possibilità di consolidare svolgere una gara corretta. Altri profili che vengono poi evidenziati riguardano i rapporti con la stazione appaltante, cioè il TAR Piemonte si chiede se questa impugnazione nei confronti di questo provvedimento possa interferire negativamente con riferimento all'opinione che la stazione appaltante potrebbe formarsi in riferimento a quelli che sono i profili di valutazione dell'offerta tecnica, cioè come una sorta di compromissione agli occhi della commissione del soggetto che sta impugnando, che potrebbe essere svantaggiato nella valutazione della sua offerta per il solo fatto che è impugnato. Con riferimento anche a quello che è il rating di impresa ai sensi dell'articolo 83, perché secondo il TAR Piemonte un parametro di giudizio, ovviamente negativo per l'impresa, potrebbe essere l'incidenza dei contenziosi attivati. E ovviamente dovendo impugnare necessariamente ex lege, questo tipo di contenzioso rientra nel novero dei contenziosi attivati. Viene sottolineata la questione del contributo unificato, quindi si sottolinea che il contributo unificato doppio potrebbe avere una sorta di effetto dissuasivo estremo, perché tutti o gran parte degli interessati potrebbero decidere di rinunciare al ricorso e quindi in questo modo si potrebbero consolidarsi delle aggiudicazioni proposte nei confronti di soggetti che non hanno requisiti, perché chi rileva la mancanza di un requisito non impugna perché costa troppo e quindi l'aggiudicazione prosegue, l'aggiudicatario è un soggetto che non ha i requisiti. E infine tutto il problema di cui abbiamo parlato con la problematica dei ricorsi al buio e in relazione all'accesso, perché per le offerte l'accesso in teoria è differito sino al momento dell'aggiudicazione, quindi mancano degli elementi che potrebbero fondare questo ricorso. Attualmente la Corte di Giustizia non si è ancora pronunciata, probabilmente ci vorrà ancora qualche mese prima di avere una risposta. Però l'esame di questa ordinanza ha sollevato molte obiezioni anche in dottrina, perché la dottrina maggioritaria è assolutamente concorde con questa ordinanza, perché il rito super accelerato non è amato e sono molti appunto i problemi che ha sollevato il TAR, sono anche stati discussi prima dalla dottrina, prima di arrivare in sede diciamo giurisdizionale. Potremmo però fare un ragionamento senza pretese ovviamente di esaustività o di sostituzione alla giurisprudenza su certi profili che sembrano, si potrebbe dire forse pretestuosi, ma è una parola un po' forte. Pensiamo per esempio alla problematica del consolidamento dell'aggiudicazione nei confronti di un soggetto che ha una posizione illegittima perché nessuno l'ha contestata, perché abbiamo rinunciato a fare il ricorso, perché il contributo unificato è troppo oneroso. In realtà è un problema che accomuna tutti, perché questo nuovo rito non riguarda solo un operatore, ma riguarda tutti gli operatori, cioè tutti gli operatori che vogliono contestare quei profili devono impugnare. Quindi è un problema esteso alla globalità dei partecipanti. Lo stesso problema che si pone con riferimento alla questione del rating delle imprese. A parte il fatto che si potrebbe obiettare in relazione al fatto che non incidono i contenziosi attivati ma gli esiti dei contenziosi, ed è una cosa un po' diversa,
però comunque sono contenziosi che tutti gli operatori sono destinati a proporre, quindi diciamo l'innalzamento del diciamo il problema, la problematica del rating riguarderebbe tutti e non solo un ricorrente piuttosto che un altro. Cioè, diciamo da questo punto di vista c'è un livellamento nei confronti di tutti gli operatori. Il vero problema che comunque si ravvisa è quello dell'interesse. Perché ovviamente il Consiglio di Stato, anche nel parere sulla bozza di modifiche del codice del processo amministrativo, si è concentrato moltissimo su quello che è l'interesse al consolidamento della platea, la cristallizzazione degli operatori e alla distinzione tra la fase di ammissione-esclusione e la fase di aggiudicazione. Però dal punto di vista, diciamo, giurisdizionale si può porre una problematica di confronto con l'articolo 24 della Costituzione, l'interesse a ricorrere, perché effettivamente è vero che chi ricorre ancora non sa se sarà giudicatario, non sa chi sarà giudicatario, non sa in che posizione sarà. Quindi l'interesse attuale che deve sussistere al momento della proposizione della domanda è un argomento molto dibattuto e molto problematico. In conclusione, io vorrei solamente provare a dare uno spunto, che è uno spunto che deriva dalle mie riflessioni e dallo studio che ho appunto potuto fare su questo istituto. Secondo me la soluzione per riuscire a, la soluzione ovviamente allo Stato non ci siamo ancora, però un'ipotesi di soluzione per riuscire a coordinare queste disposizioni processuali con tutte quelle che sono le disposizioni di carattere sostanziale e le esigenze delle pubbliche amministrazioni è provare a cambiare la prospettiva. Bisogna, secondo me, spostarsi sulla prospettiva dell'interesse pubblico, perché tutte queste disposizioni processuali devono necessariamente bilanciare la tutela giurisdizionale con quelle che sono le prestazioni a favore della collettività, quindi non solamente con l'interesse delle amministrazioni, ma con le prestazioni che la collettività si aspetta dall'operato amministrativo, perché l'obiettivo nei procedimenti di gara non è quello di stipulare dei contratti, ma è quello di eseguire delle opere, quindi di fare delle cose, di dare dei risultati. Quindi sicuramente tutti questi step processuali devono essere passibili di correttivi, devono essere modificati dal punto di vista, diciamo, legislativo, ma anche dalla giurisprudenza, che può dare senz'altro il suo contributo. Però forse la finalità è, insomma, è pregevole, cioè si sta cercando di introdurre, diciamo, dei segmenti di certezza progressivi che portano poi al raggiungimento di una certezza generale dei rapporti giuridici tra la collettività e le amministrazioni. Quindi forse sarebbe auspicabile, per cercare di mantenere questi istituti e tutelare le esigenze processuali in capo insomma, ai partecipanti, anche un approccio più sostanzialistico nell'ottica di quella che è la finalità che persegue il codice dei contratti e per converso il contenzioso. Ho finito.